Ciao Riccardo, Ciao Guido. ti volevo chiedere una cosa, ma che emozioni ti ha dato disegnare l'ingegnere Adriano? Belle, anche perché prima di iniziare conoscevo Olivetti verso i capi. Sono proprio entrato in un mondo, una visione della visione olivettiana che mi ha entusiasmato, sia da un punto di vista di come concepiva l'impresa, da un punto di vista politico, di come soprattutto la cosa che più mi ha emozionato, mi è piaciuta, cioè la sua visione della bellezza. Uno dei pochi imprenditori che non prescindeva dalla bellezza sia come elemento produttivo, bellezza e cultura, erano secondo lui imprescindibili dalla produzione, dal profitto e così via. E purtroppo pochissimi, se non proprio solo lui o qualcun altro, hanno questa visione di concepire l'azienda, di concepire. Poi lui più che azienda e impresa aveva questo concetto di comunità e un modello come quello olivettiano, proprio un modello di vita. Trovo molto più sostenibile, una qualità della vita decisamente superiore sarebbe. Riccardo, ci puoi spiegare come hai lavorato, che tecniche hai usato per realizzare il libro, per disegnare l'ingegnere? Allora, l'approccio è stato molto diverso da come lavoro diversamente. Ho praticamente lavorato in maniera molto ibrida. Ho mescolato un lavoro manuale con un lavoro digitale, e facendo tre fasi di lavorazione. La prima ho distrutto immagini fotografiche tramite Photoshop, stampate, rielaborate a pastelli acrilici, pastelli anche molto morbidi, quasi qualche pezzo tipo gli azzurri, verdi sono a cera, e poi ho rimontato tutto all'interno del computer. Singola quadratura per singola quadratura, praticamente un originale, adesso non so se è una bella cosa o una brutta cosa, l'originale come è venuto il prodotto finale non esiste. Tra disegnare Neroni e disegnare Olivetti è stata proprio una differenza fisica, perché al di là del fatto che Neroni era un calciatore, perciò vestito da calciatore, poi fisicamente, somaticamente era molto caratterizzabile, baffo, barba, magrissimo, anche il naso. Cioè, esistono persone facilissime da disegnare e persone difficili da disegnare, anche perché Olivetti, lineamenti regolarissimi, non era riconoscibile. Penso se uno cioè, se incontrassi, malgrado l'ho disegnato, dovessi incontrare per strada Olivetti, magari nemmeno lo riconoscerei. Questo assomiglia vagamente a Adriano Olivetti. Soggetto come Meloni è prorompente fisicamente, perché oltre a questa magrezza, poi il capello E quindi come te la sei cavata per... lungo. Sono cavata in maniera molto difficile, a parte che nella storia. Cioè, mentre la storia di Meloni è una storia più fisica, più corporea, cioè per il suo lavoro, per la sua vita, abbiamo disegnato molto più il corpo di Meloni. Olivetti è stato più un approccio più mentale, più dell'opera Olivetti, quasi ideologico. Perciò, ecco, abbiamo fatto quelle parti iconografiche con Olivetti, che ho anche ripreso dall'archivio Olivetti, e il resto. Ecco, la cosa invece che è stata più semplice è l'impianto architettonico, perché chiaramente, cioè, è un'architettura che, cioè, ecco, uno gira in qualsiasi parte d'Italia un palazzo razionalista olivettiano lo riconosce immediatamente.